Oltre 16.000 piante hanno messo nuove radici nei giardini e negli orti di Mantova. Miracolo di un fine settimana di sole, ma soprattutto risultato di una nuova coscienza che si sta facendo sempre più strada nell'arte del riciclo. Così, durante la giornata dell'albero, plastica, carta, vetro ed alluminio hanno smesso di essere semplicemente rifiuti ed hanno iniziato invece una nuova seconda vita. A 10 anni dalla prima edizione, sabato 21 e domenica 22 aprile, la festa ha portato in Piazza Virgiliana oltre 13.000 persone ed ha coinvolto scuole e famiglie in una gara virtuosa ed appassionante. 10 anni di attività significa un modo per fidelizzare un certo pubblico verso queste tematiche, verso questa manifestazione che ormai è diventato un appuntamento molto amato e molto partecipato. C'è l'impegno di continuarla, questa iniziativa, anche in un periodo di soldi a disposizione sempre molto ristretta, ma non possiamo certo pensare di rinunciare a una manifestazione come questa che sottolinea la vocazione, la volontà della gente di Mantova di essere sensibile ai temi ambientali. Con il fondamentale ruolo di Comune, Mantova Ambiente e Associazione per il Parco Onlus sono stati raccolti oltre 39.000 kg di carta, 4.000 kg di vetro, 215 kg di alluminio e migliaia di tappi di plastica. Lungo i viali della piazza, tutti hanno quindi potuto approfondire le proprie conoscenze ambientali, cimentandosi nei laboratori educativi e nei giochi più diversi. Ricevere la meritata piantina è stato un po' come portarsi a casa un bellissimo souvenir. Alla fine sono state distribuite 12.000 piante da orto e da frutto e 4.500 piante ornamentali, numeri che hanno fatto entrare la manifestazione tra le iniziative verdi più riuscite di Mantova. Compiuti i primi 10 anni, del resto, la giornata dell'albero ha radici forti ed ha sviluppato lunghissimi rami.